Hai mai pensato che tutto ciò che proviamo e tutto ciò che vediamo è questione di percezione? Il modo in cui vediamo noi stessi è questione di percezione. Ma oltre che percezione, direi consapevolezza. Se c'è un'area nel nostro cervello della conoscenza in cui non dobbiamo permetterci di mancare, è la consapevolezza di noi stessi e della nostra unicità. Proprio così, siamo unici. E non lo dico tanto per citare una frase dei Baci Perugina. Tutti noi siamo dotati di un ottimo equipaggiamento che comprende i nostri punti di forza, le nostre capacità, le nostre risorse emotive e i nostri risultati. Ecco perché ognuno di noi è unico. E so che può sembrare la solita manfrina, ma se ci pensate bene, non c'è nessun altro al mondo come noi. E per fortuna, direi, immaginati di avere due te, o due me. Ma torniamo un attimo al discorso. Siamo gli unici che possono fare le cose speciali che facciamo ogni giorno. Giuste o sbagliate che siano. Questo sta nel buon senso, ovviamente. Ma resta il fatto che ciò che facciamo è e rimane speciale. Potremmo non vincere grandi premi o conquistare la medaglia olimpica. E tantomeno magari non vinceremo un premio Nobel. Ma rendiamo il mondo un posto migliore grazie alle nostre azioni. Ogni piccola azione compiuta dal singolo individuo può fare la differenza. Rendiamo le nostre famiglie più forti, i nostri uffici più efficienti, la nostra comunità più ricca, perché siamo ciò che siamo. Il valore di ogni essere umano è veramente prezioso. Non mi stancherò mai di ripetere quanto sia importante la crescita personale, la crescita del singolo individuo, che non è assolutamente slegata dalla propria carriera, dalle proprie finanze e dalla propria soddisfazione, ma bensì una non può fare a meno dell'altra. Crescere a livello personale significa fare un passo, 10, 100, 1000 passi in avanti. Significa anche che se aumentiamo solo dell'1% ogni singolo giorno, a fine anno saremo migliorati del 365%. E la maggior parte di noi è così impegnata a vivere la propria vita che non si ferma mai abbastanza a lungo per apprezzare tutto ciò che fa e non nota quel piccolo miglioramento. Voglio condividere con voi che anch'io ero così all'inizio. Dopo aver portato a termine un grosso lavoro, o magari dopo essermi preparato per un meeting importante, o aver chiuso un progetto importante. Eppure inizialmente non apprezzavo quel piccolo gesto compiuto in un singolo giorno, ma lo apprezzavo solamente alla fine, e è lì l'errore. Tante volte dobbiamo cercare di valutare anche giorno per giorno quel piccolo miglioramento, quella piccola chicca. Ho capito che tutto questo è solo questione di percezione. Non apprezziamo noi stessi perché tante volte siamo troppo impegnati e non abbiamo la consapevolezza di noi stessi, e questo distorce la nostra percezione. La conoscenza di sé è parte fondamentale del puzzle della vita. Man mano che impariamo di più su chi siamo, iniziamo a fare scelte migliori per noi stessi e per gli altri, e automaticamente man mano che le nostre scelte migliorano, aumentano parallelamente anche i nostri risultati, e man mano che i nostri risultati migliorano, anche il nostro atteggiamento migliora. Se tutti quanti fossimo più consapevoli di tutto ciò, non dubiteremo più delle nostre potenzialità, non dubiteremo mai della nostra capacità di farcela, di creare un futuro migliore e di puntare fin da subito ad ottenere ciò per cui lottiamo ogni singolo giorno. Non sarebbe fantastico? Stop alle lamentele, silenzio e fatti. Purtroppo non è così. E sai perché? Perché avere padronanza del proprio io e del proprio atteggiamento non è un gioco da ragazzi. Serve tanto duro lavoro. Tutti sogniamo di avere risultati soddisfacenti. Non esiste una persona che non vorrebbe migliorare qualche parte della propria vita. La maggior parte di noi però non è disposta a sacrificarsi e a lavorare sodo per ottenere quella ricchezza, quella soddisfazione, quel successo. Ognuno di noi ha la capacità per mettere in atto il proprio potenziale umano, per acquisire le competenze ed arrivare al risultato voluto. Ma l'unica cosa che determina il livello del nostro potenziale umano altro non è che la percezione di noi stessi. Nessun'altra persona sulla Terra ha il controllo del nostro atteggiamento, del tuo atteggiamento, se non noi stessi. Le persone intorno a te potranno influenzarti in maniera positiva o negativa, insegnandoti cattive abitudini o buone abitudini. Potranno disinformarci, fornendoci quelle influenze negative. Ma ripeto, nessuno può controllare il nostro atteggiamento a meno che non siamo noi stessi a cedere volontariamente tale controllo.